Salve a tutti, in questo video andremo a vedere un altro dei diversi tipi di ciclo che abbiamo, di cui abbiamo parlato nel video precedente. E nel video precedente vi ricordo che abbiamo visto il ciclo con il controllo in coda, cioè il ciclo do while. In questo video andremo a vedere il ciclo while, cioè quello con controllo in testa. Allora, apriamo il nostro code blocks, eccolo qua, creiamo un nuovo progetto, sempre una console application. Io ormai do per scontato che voi sappiate come si crea un nuovo progetto e tutte queste cose qua, diciamo iniziali, perché ne abbiamo parlato per 5 video, quindi se li avete seguiti sapete come si fa. Quindi diamo un titolo al nostro progetto, io lo chiamo Pino, come sempre. E dopo un po' di tempo il nostro code blocks creerà il nostro progetto. Eccolo qua. Allora, cancelliamo questa frase, questa qui, che non serve, e andiamo a vedere cosa ci serve. Allora, facciamo lo stesso programma, proprio identico del video precedente, solo che lo facciamo con un ciclo diverso. Giusto per farvi capire che si possono usare tutti e due i cicli in modo, diciamo, equivalente, quindi non cambia niente. O si usa uno o si usa l'altro, è la stessa cosa alla fine. Quindi, ci serve una variabile num, che dovrà contenere un numero che noi andremo ad inserire. Una variabile count che farà da contatore e la inizializziamo già con valore 0, così evitiamo di metterlo dopo. E basta. Allora, cout inserire un numero. Punto e virgola. Andiamo a capo, cin inseriamo il nostro numero. Dopodiché andiamo a vedere come si codifica il ciclo while. Il ciclo while si scrive while, apro parentesi, la nostra condizione. Quindi dobbiamo eseguire questo ciclo finché count è minore di 10, cioè lo vogliamo eseguire per 10 volte, da 0 a 9 volte. While count minore di 10, andiamo a capo. Scriviamo, apriamo la parentesi tonda. Quindi premiamo Alt 123. Scrivendolo a capo, il nostro code blocks già indenta il nostro codice. L'indentazione non è altro che, diciamo, la tabulazione che andiamo a fare noi manualmente. Vedete, così io scrivo tra le due parentesi. Però scrivo un po' più al centro, non scrivo esattamente sotto. Se scrivessi esattamente sotto sarebbe più difficile da leggere il codice. Scusatemi, ho fatto un pastrocchio. Ok, allora, eravamo qui. Cosa deve fare il nostro programma? Il nostro programma prende il numero e le aggiunge 1. Dopodiché ci comunica il nostro numero e comunica il nostro numero e poi va a incrementare il contatore, quindi count uguale count più 1. Ok, tenete conto che il ciclo while non ha bisogno di nessun punto e virgola nella codifica, dopo le parentesi, mentre il do while, ricordate, si scriveva così, do, apro le parentesi e poi qua c'erano le istruzioni. Ogni tanto il mio code block se si blocca, non so per quale oscuro motivo, però vabbè. C'erano le istruzioni, poi qua c'era il while, apro parentesi la condizione, e poi c'era il punto e virgola. Questo punto e virgola nel while normale non c'è. Ricordatevelo. Quindi se lo mettete, code blocks vi dà errore. Detto questo, direi che possiamo provare ad eseguirlo, perché magari funziona. Vediamo un po', apriamo F9. Così il nostro code blocks va a compilare il nostro progetto e dopo qualche secondo ecco che il nostro programma si avvia. Allora inseriamo un numero, inserisco 5 ed esattamente come prima il nostro programma ci genera 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, che sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numeri successivi a 5. Premiamo un tasto
e abbiamo finito il nostro programma. Con il ciclo while, no, con il ciclo while niente, con il ciclo do while possiamo fare una cosa che serve a migliorare molto i nostri programmi. Praticamente ci dà la possibilità di ripeterli premendo un tasto. Vi faccio capire come. Avete presente quando, se premiamo F9 adesso, se avviamo di nuovo il nostro programma, eccolo. Una volta che l'abbiamo eseguito, vedete, lui dice process return 0, va bene, premi un tasto per continuare. Se noi premiamo un tasto, il nostro programma si chiude. Abbiamo la possibilità con il ciclo do while di far ripetere il nostro programma premendo magari la S, cioè chiedendo all'utente vuoi ripetere tutto il procedimento? Inserisci S se lo vuoi ripetere oppure N se non lo vuoi ripetere. Premendo S il programma viene ripetuto. Come si fa? Si fa così. Basta fare un do all'inizio. Abbiamo parentesi. Solo la prima però, solo la parentesi graffa normale aperta. E alla fine, con Alt 125, andiamo a scrivere il while. While Pino, che adesso andiamo a dichiarare, diverso da n. Facciamo così. N tra gli apostrofi, mannaggia. Ok. E prima del return 0, anzi no, scusatemi. Questo apro parentesi graffa, anzi chiudo parentesi graffa while pino diverso da n, lo mettiamo prima del return 0 perché è meglio. Questo qui lo andiamo a spostare un attimino, ecco, perfetto. E prima della chiusura del while, qui andiamo a scrivere un cin pino. E tra le variabili andiamo a dichiarare come carattere stavolta, quindi char pino. Vi spiego che cosa ho fatto. Allora, ho dichiarato Pino che dovrà contenere un carattere. Questo ciclo viene ripetuto finché il Pino che viene inserito subito dopo il nostro ciclo è diverso da n. Quindi se noi inseriamo, che ne so, s, il nostro programma viene ripetuto. Se noi inseriamo n, il nostro programma finisce. Prima di cin Pino, però, andiamo a dire all'utente che deve inserire la variabile. Se no che ne sa. Quindi cout, vuoi ripetere il programma? Sn. Ok, punto e virgola. Qui e punto e virgola qui che me l'ho dimenticato, mannaggia a me. E anche qua sotto. Premiamo F9, vediamo che succede. Che succede? Aspetta, prima le specie. Ah, è vero. Scusate, mi sono abituato alla codifica in un altro linguaggio, in Visual Basic, e mi dimentico sempre che in, come si chiama? In C++ il diverso si fa con punto interrogativo uguale. E non così come l'avevo fatto io. Io l'avevo fatto così, perché in Visual Basic si scrive così, scusatemi. Invece in C++ il diverso si dice così. Quindi premiamo di nuovo F9 ed eccolo qua che parte. Allora, inseriamo un numero. Inseriamo 5. Il programma genera i 10 numeri successivi e poi ci chiede: vuoi ripetere il programma? E io gli dico sì. Ed ecco qua che ricomincia. Stavolta gli dico 6 e non genera niente perché io ho fatto una stupidaggine, anzi non ho fatto una stupidaggine, ma mi sono dimenticato di azzerare le variabili, perché andandolo a ripetere, ora scrivo n così viene concluso. Visto? Quando noi andiamo a ripetere, il nostro count ha già superato questo 10, quindi qui all'inizio inizio lo dobbiamo azzerare. Quindi facciamo count, dove sta? Count uguale 0 e poi niente perché num viene aggiornato qui. Quindi premiamo ancora F9 ed eccolo qui. Inserisco 5, vengono generati tutti i numeri fino al 15. Dopodiché scrivo S. Il programma mi chiede di nuovo cosa fare. Inserisco 6 ed ecco che stavolta genera tutti i numeri fino a 6. Se scrivo n, il nostro programma termina perché noi gli abbiamo detto che deve ripetere finché Pino è diverso da n. Quindi se andiamo a inserire n, il nostro programma finisce. Andiamo a salvare il nostro progetto cliccando su File, Save all Files e ci vediamo nel prossimo video. A presto!